greggia è questa, è quella di poterla vivere, di poterla usare, di poter fare anche altre mostre durante l'anno, non solo nell'ambito di fotografia europea. Ecco, dopo tutto quello che facciamo lo facciamo perché abbiamo la passione di farlo, non tanto per andare a cercare chissà cosa. Insomma, la fotografia alla fine è il mezzo che utilizziamo per poter vivere la Reggia, ecco, mettiamola così. Diciamo che uno dei primi lavori che abbiamo fatto con l'allora gruppo fotografico di Rivalta fu proprio questo qui della Reggia. È un posto favoloso, secondo me. Io quando ho letto la storia mi sono innamorato, insomma, mi sono innamorato della Carlotta Leodolin, della vita strana che ha fatto, perché questa donna in 61 anni di vita, perché era la figlia del reggente di Francia, e fino a 14 anni ha dato scandalo proprio a Parigi, no? Finché il padre ha detto ti mando subito dalle suore. Dopo 2 anni è stata cacciata con ignominia e disperato, non sapeva cosa fare, la gente poi ha detto ti mando sposa al Duca d'Este. Il Duca d'Este allora non esisteva la fotografia, ha mandato un quadro, un dipinto dove era molto bello. Invece era bruttissimo. Alla fine, quando lei è arrivata in Italia, ha visto il Duca d'Este, non lo voleva più sposare. È durata questa querella parecchio tempo, finché lei ha detto io ti sposo, perché lei era innamorata proprio di Versailles, tu mi ricrei una piccola Versailles qua. Quest'anno il tema è un tema abbastanza impegnativo perché istintivamente uno andava a fotografare una bandiera. E io ho fatto un po' un ragionamento in rapporto a quelle che erano le vecchie glorie dell'Italia. Per interesse mio, per gusto mio, per piacere mio, sono le vecchie macchine, perché ritengo effettivamente che in quel campo lì abbiamo detto qualcosa di veramente molto importante a tutto il mondo. Abbiamo insegnato alla gente ad apprezzare il bello, e questo l'ho voluto esprimere attraverso le foto di vecchie macchine d'epoca. Leggendo appunto il testo di fotografia europea e ragionandoci su, a dire il vero l'ho letto, l'ho lasciato lì 2 giorni, poi l'ho riletto e ho deciso di indagare quelli che erano i luoghi di ritrovo comuni in cui in realtà è stata fatta la storia d'Italia, perché tutti prima o poi ci siamo trovati in un bar. E ho iniziato con questo luogo molto comune, anonimo alle volte, però è un luogo dove ci si ritrova, dove tutti siamo un po' a casa. E quindi ho cercato degli scorci, dei momenti di vita di questi luoghi, andando a cercarli un po' nelle frazioni, nei paesini, un po' in giro, insomma. Questo è un po' stato il succo di tutto questo lavoro. Io sono partito, ho fatto una specie di cronostoria dell'Italia. Ho cominciato con la bomba del 1980 esplosa a Bologna. Sono andato a fotografare proprio a Bologna, dove la bomba è scoppiata, c'era quel taglio nel vetro famoso, e ho trovato 2 fidanzate che si baciavano, ho scritto sotto l'Italia frago di amore, che è stato il periodo più brutto, diciamo, dell'Italia. Dopodiché, a seguire, ho messo l'Italia oppressa dai debiti, dalla contingenza. Ho fatto vedere la sabbia che scorre al di sotto della cosa, al di sotto anche del quadro, arriva proprio fino in fondo della cosa, e ho detto tutto scorre e rimangono solo le radici dell'Italia. Sono sentito in dovere di rappresentare il titolo della fotografia con delle fotografie della manifestazione che c'è stata a Reggio Emilia nel 98 degli Alpini. Non ho lavorato, diciamo, dall'uscita del tema su delle cose nuove, ma ho preso delle fotografie da repertorio che feci allora. Sono 30 anni che faccio fotografia, sono 30 anni che quindi lo fotografo, e tutte le volte che vengo in questo posto, che io abito a 200 metri da qua,
mi sembra sempre di essere la prima volta, ho sempre qualcosa di nuovo da fotografare, infatti passeggio perché sapete tutti che è collegata alla ciclabile del Lungo Crostolo, quindi c'è un passaggio notevole di persone, piedi, bicicletta con i bambini, e io spesso faccio la passeggiata con la moglie o senza, in bicicletta o a piedi, ma tutte le volte la macchina fotografica mi soffermo a fotografare qualcosa. Il lavoro basato su quello che fanno gli italiani la domenica, infatti il titolo del mio lavoro è Una domenica italiana. E siccome si parlava col tema di quest'anno della settimana della fotografia del tricolore e poi anche una fotografia dell'Italia, mi sembra il sottotitolo, quindi ho tirato fuori 8 scatti che sono una piccola parte di tutto il lavoro che ho fatto in questi anni. Un po' fai delle foto che ritieni siano abbastanza buone e allora hai piacere anche far vedere a qualcun altro, oltre alla moglie e gli amici. Poi c'è il frequentare un ambiente come questo della Reggia, le amicizie che fai con le altre persone che espongono, e quindi si crea una situazione che ti spinge. Allora, cosa ci voglio essere anch'io? Riguardo al futuro, io spero tantissimo di poter esporre nuovamente per fotografia europea, questo è indubbio, anche perché poi si è creato un po' un clima anche amichevole, insomma, fra noi, quindi ci si trova poi magari anche al di fuori dell'ambito strettamente fotografico. Cioè, io penso in tanti anni che la fotografia è sempre stata un po' una cosa di secondo piano, Reggio, una cosa. Invece con l'arrivo del festival si è dato voce a tante persone, la possibilità a tante persone di poter vedere le opere e di Reggiani e anche di altre. Magari ci sono anche tante persone che non sapevano cosa fare delle proprie fotografie e così hanno trovato qualcosa da dire, qualcosa di serio su cui impegnarsi. Quindi mi sembra una cosa molto, molto interessante. Viene sviluppata questa idea qui in una maniera abbastanza bozzata, con una tensa struttura che è di fuori, poi si è fatto di sfruttare i sotterranei e io mi sono inserito nel gruppo, spinto dal presidente della circoscrizione, dicevo voglio che ci sia uno della circoscrizione, vacci tu. E io ci sono andato, anche se sono consigliere di opposizione, su queste cose non c'entra niente. Pur essendo partiti 4-5 anni fa, adesso io non ricordo neanche precisamente bene la data, con un gazebo nel prato e facendo un weekend, adesso invece noi abbiamo ormai da 2 anni l'opportunità di esporre nella Reggia. Ci si lavora sopra da tempo e adesso sta diventando sempre più il momento di farla conoscere a tutti quelli che non sono ribaltesi. Normale, è un'attività di arte contemporanea, quindi presentiamo degli artisti legati all'arte contemporanea e moderna, e in più abbiamo un'attività di corniceria, questo dal 1960, quindi ci stiamo trasformando sempre più da corniceria in piccola galleria, però insomma la nostra attività principale è mostre di arte contemporanea, dipinti, grafiche, d'artista, eccetera, eccetera. Noi aderiamo a Fotografia Europea dall'inizio, dai primi anni, e sempre presentando degli artisti che io ritengo a livello anche internazionale, come Saudek, o al di là di Sianna, per 2 volte Denis Colomb l'anno scorso, e sempre sfruttando tra virgolette le amicizie
che negli anni ho acquisito, e quindi appoggiandomi a dei collezionisti come Pierre Bonhomme, oppure direttamente agli artisti come in questa occasione Ferdinando Sciano. Una grandissima partecipazione, soprattutto di giovani. Io mi rendo conto che anno per anno penso che ci sia sempre più un interesse anche da parte di gente che viene da fuori Reggio, soprattutto negli weekend. Io penso che sia una cosa sulla quale riflettere per poter potenziare o comunque mantenere un livello qualitativo come tuttora viene mantenuto, insomma.